Io almeno un mercoledì all'anno lo, lo devo fare in qualche modo, quindi insomma, mi prenoto anche per il prossimo anno, se non di più, perché sono delle iniziative di grande interesse che eh, toccano sempre temi eh, importanti come questo, l'acqua bene comune dell'umanità, tema importante che ricorre e che credo il prossimo anno ci coinvolgerà tutti, io mi auguro. Stasera è il rischio poi sempre di fare fare da moderatore a un professore universitario che vorrebbe fare una relazione. Io dirò, farò un'introduzione velocissima, qualche spunto che viene poi dalla mattinata che ho passato con Bandana Shiva a Parma, abbiamo fatto un dialogo anche sull'acqua. Ne parleranno comunque Guido Barbera che conoscete è il presidente del Cipsi che è il coordinamento delle iniziative popolari di solidarietà internazionale, sono 48 associazioni Corrado del Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua. L'acqua effettivamente non può essere affidata al mercato, il mercato fallisce, lo spreco è un fallimento del mercato, domanda, offerta, si incrociano nei manuali di economia politica, il prezzo. Poi, però, la realtà non è proprio sempre eh, così. Eh, lo spreco è un fallimento del mercato, anche lo spreco d'acqua, e, e talvolta, però diventa lo spreco, in questo fallimento, il valore aggiunto del mercato. Cioè il sistema. Prima si parlava degli stili di vita e anche il consumo di acqua. E questo, eh, il sistema in cui viviamo usa e getta, obsolescenza programmata, questo rincorrersi fra produzione e consumo è un animale, forse un serpente che ha un capo, una coda. Non so qual è eh, la testa, la produzione, non so se è il consumo eh, la coda. Certo che c'è poi una grande bocca che ingoia e talvolta espelle i rifiuti. Allora. Lo spunto da questa necessità di considerare l'acqua come bene comune, come bene da non privatizzare, eh, deriva dagli dalla, 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 dalla diciamo, spunti che abbiamo condiviso con Bandana Shiva questa mattina, paragonando l'acqua del sindaco con l'acqua minerale, anche qui forse molto abusato, peraltro qui a Bologna abbiamo un'acqua del commissario che è ancora più buona in questa fase, ma è l'unico chilometro zero. Sapete che nel mondo agricolo eh, c'è questa immagine molto forte, più che reale, perché il chilometro zero del prodotto agricolo o vivi in campagna e fai l'agricoltore e adesso non ce ne sono più tanti in realtà. E mangi ciò che produci oppure non c'è, però ti fa capire che la filiera si può accorciare un po', ci si può avvicinare fra produttore e consumatore, ma quando andate a casa e aprite il rubinetto lì l'acqua arriva. Allora abbiamo fatto, lo, lo, lo raccontava Vandana questa mattina, un piccolo studiolo come si fa all'università, perché cercavamo di capire quanto costa realmente mangiare e bere nel nostro paese? Ci danno tutte queste percentuali, eh, la pasta è aumentata del 30%, fine della dieta mediterranea, però nessuno ti dà il valore assoluto, quanto costa realmente, e vedi che in realtà il consumo di pasta aumenta perché costa di meno in proporzione, siamo più poveri e mangiamo più pasta, la barilla, eccetera, se ne è accorta subito. Allora il dato sorpre sorprendente è che veniva fuori... Proprio analizzando il periodo di crisi 2007-2008 e anche 2009 che noi per l'acqua minerale spendiamo il 10% della quota che destiniamo all'alimentazione, un po' di più in alcune regioni, un po' di meno in altre, è tantissimo se ci pensate. Il nostro paese. Per questo bisogna parlarne perché per arrivare al bene comune bisogna poi capire la differenza fra l'acqua, diremmo così, del sindaco, l'acqua pubblica e l'acqua minerale. In economia di mercato si dice appunto che il consumatore è sovrano, anche lì lo leggiamo. Questa sovranità forse si è persa. Il consumatore, cioè noi stessi, non sa più se consuma, mangia, beve per vivere oppure se vive per consumare in questo animale che si morde, si morde la coda, vi ricordate, 3-4 anni fa pubblicità progresso, si fa per dire quella persona, come si direbbe a Bologna, quello marino che girava con le sporte e diceva compra, 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 così l'economia va. Ecco, abbiamo visto dove, dove è andata l'economia. E l'acqua minerale è un po' la sintesi di questo, eh, di questo paradigma, diremmo così, del consumo forse inutile, nel senso che questo 10% che noi destiniamo all'acqua minerale eh, comporta, e non lo sappiamo così chiaramente, non viene percepito da tutti, uno spostamento da nord a sud delle acque minerali che Va bene la contaminazione, ci piace l'idea che ci si muova da una regione all'altra, però non riusciamo a capirlo per l'acqua minerale. Vai sul monte Cimone, esempio capitato a me recentemente, purtroppo i miei figli non seguono i miei consigli e anche lì in cima vogliono l'acqua minerale, si ordina e pensavo che arriverà l'acqua del Cimone che sgorga a qualche centinaio di metri. L'acqua liglia da potenza e immaginavo questo tir che saliva e le file dietro e poi immagino che anche quello del, che viene e che va verso Potenza, probabilmente dal Monte Cimone, scende verso, verso Val e poi c'è l'inquinamento che deriva eh, dalla, dalla plastica e poi potrei andare avanti e poi il costo, il rapporto non è neanche eh, proponibile in termini di costo fra l'acqua minerale e l'acqua del, del rubinetto. E poi, e poi potrei andare avanti. E, ed è assurdo da un certo punto di vista che il nostro Paese sia il terzo consumatore mondiale, dopo l'Arabia Saudita, ma qui mi sembra abbastanza evidente, e il Messico Paese peraltro abbastanza desertico, ma noi siamo a quasi 300 litri di acqua eh, all'anno. Allora forse, eh, e mi fermo qui, una maggiore consapevolezza di quello che è il nostro comportamento di consumatori, una maggiore intelligenza, qualcuno l'ha definita intelligenza ecologica, quello di capire che le risorse, ce lo diciamo tutti, eh, ma poi bisogna anche metterlo in pratica, sono limitate, così è per l'acqua. Allora anche i consumi devono essere in qualche modo limitati, devono... Eh, ridursi, questo vale non tanto per l'acqua ma soprattutto per il cibo, forse noi mangiamo troppo, mangiamo male, siamo, viviamo in un mondo sterilizzato dove abbiamo anche quasi paura della sicurezza alimentare, dove gettiamo via tantissimo, dove sprechiamo molto, a partire dall'acqua. Eh, I dati e le considerazioni a livello globale e locale che ci faranno Uh, i nostri amici che hanno accettato di condividere questa discussione uh, credo che susciteranno spero visto che c'è anche un pubblico molto giovane ma non che i più anziani o i meno giovani sono esclusi uh, molte domande io spero